Buongiorno a tutti. Dopo aver parlato ieri di una partenza in barging, non riuscita, quindi con un incastro in barca comitato appena evitato, con conseguente protesta, oggi volevo parlarvi invece di una bellissima partenza in boa, che è riuscita al Vera, che è un'auto 84, diciamo molto, molto ben portato. Allora, che regata nella classe Maxi. Diciamo che quello che mi premeva fare era iniziare dall'esame della parte del prepartenza, che comunque è anche piuttosto interessante in questo caso, perché intanto vediamo come si provi, come il vero innanzitutto provi la bolina e vada a pingare, diciamo, quindi a prendere il riferimento della boa e poi dopo in seguito della barca comitato in maniera estremamente precisa. Questa è una cosa che le barche, diciamo, condotte in maniera professionale fanno in modo molto preciso e accurato. E poi, come comunque nessun movimento nel prepartenza si è lasciato al caso, cioè non c'è, anche qua siamo. Fate conto che siamo più o meno a 7 minuti dalla partenza e comunque i movimenti da fare sono quelli. Questo è il lento ping che si va a fare nel comitato per fissare bene l'altra estremità della linea, per essere sicuri esattamente di dove sarà la linea. E poi c'è, diciamo, la preparazione della partenza vera e propria, che sarà, diciamo, per chi guarda il minutaggio in basso a sinistra sarà mezzogiorno esatto. Quello che è interessante vedere sono i movimenti che adesso fa il Vera per portarsi nella posizione che poi sarà quella finale di vantaggio, no? Questo è un approccio, diciamo, dal lato destro, abbastanza tradizionale, dal lato del comitato. Prima fa un'azione non di contrasto al grande orazio, poi dopo invece fa un'azione fondamentale, quindi diciamo, la finta che fa si incastri al di sotto di lei, che poi Rambler fondamentalmente se ne vada. Questo è un po' quello che poi crea questa partenza bellissima. Possiamo vedere qua nel dettaglio quello che è stato il momento cruciale di questa partenza. Quindi una finta di orzare e poi dopo è invece poggiata per far finta di incrociare, costringendo Inti a virare, poi dopo a questo punto ha infilato la prua sottovento e si è messo a orzare su Inti. Quindi in pratica il segreto della partenza è intanto puntare l'altra barca in maniera estremamente aggressiva, cioè quindi ha fatto un paio di finte, ha fatto finta di orzare, poi dopo ha poggiato e ha costretto l'avversario ad affrettare la virata. Ha sfruttato il fatto che l'avversario ovviamente ha rallentato virando e gli ha preso il sottovento. Questa è una mossa classica che si può sempre fare, ma che non funziona se non fai la finta prima. Se fai prima la finta, l'altro può anche solo parzialmente caderci, però insomma è costretto a virare quando tu sei ormai troppo vicino. A quel punto non riesci a accelerare e tu gli puoi comunque prendere la poppa. In secondo luogo, il segreto da partenza è stato, diciamo, in realtà un errore di Rambler. Cioè, Rambler, in realtà, per fare quel movimento che ha fatto di strambare intorno alle altre due barche, in realtà ha fatto un errore. Doveva semplicemente fare una S e posizionarsi sottovento alle altre due barche, poi portarle un po' all'orza. Provare almeno a fare questa operazione qua. Invece, diciamo, non si è fidato, ha avuto paura di essere spinto fuori, sempre da Vera, e per cui ha
per cui ha fatto una partenza molto più conservativa che non gli ha funzionato. Infatti poi Vera ha vinto la regata e compensato in modo sicuramente meritato per quanto riguarda la partenza.